Quando Borg e Panatta sono entrati in campo per disputare la finale della 35esima edizione dei campionati internazionali d'Italia, erano in molti a pensare che il match non avrebbe avuto storia e che il campione svedese se lo sarebbe aggiudicato in sole 3 partite. Il cammino di Panatta a questi internazionali è noto a tutti. Dopo aver battuto al primo turno il campione uscente degli internazionali Vitas Gerulaitis e aver eliminato ancora in maniera alquanto sofferta e rocambolesca giocatori della Nouvelle Vague americana come Moore, Pfister e Amaya, Panatta è stata messa a disputare la finale per il ritiro dello spagnolo Higueras, indispettito prima e innervosito poi da un pubblico di tipica estrazione calcistica. In questa atmosfera Panatta si apprestava a incontrare Borg, l'attuale numero uno del tennis mondiale. Il match ha avuto all'inizio un andamento favorevole per Panatta, che si portava subito sul 5-1 grazie ad una indovinata tattica di gioco fatta di palle corte seguite da precisi passanti. Panatta si aggiudicava così il primo set per 6-1, dimostrando di essere in giornata positiva e di aver meritato in parte il posto di finalista. Il vero Borg è quello che non concede spazio alla fantasia per cercare automatismi sempre più perfetti, lo si è visto nel secondo e terzo set, lo svedese infatti imprimeva sempre più potenza ai suoi colpi, lasciando al suo avversario solamente 4 giochi. Panatta ritornava sui rendimenti del primo set, attaccando in continuazione sul rovescio e alternando poi palle corte che infastidivano e ingarbugliavano il gioco dello svedese. Panatta riusciva ad aggiudicarsi la 4ª partita col conteggio di 6-4 dopo aver sciupato 3 set ball sul 5-1. Intanto dalle tribune qualcuno lanciava monetine all'indirizzo di Borg, creando pericolosi presupposti per un altro caso Higueras. Per fortuna Borg ha retto con i nervi e ha continuato a giocare. All'inizio del 5° e decisivo set, gli 8.000 che affollavano il centrale speravano nel miracolo di Panatta. Ma Borg non concedeva iniziativa all'avversario e dopo essere andato faticosamente 2-0 si aggiudicava l'incontro per 6-3 al 5°. Borg vinceva così per la seconda volta nella sua carriera gli internazionali d'Italia e a quelli che gli lanciavano monetine ha risposto intascando i 22 milioni riservati al vincitore. Devo dire che mi considero molto fortunato per aver vinto questo match. Specialmente nel 4° set Adriano ha giocato veramente molto bene. Sono stato fortunato ad avere una buona partenza nella 5ª partita. Per me era molto importante. Se Panatta fosse riuscita a giudicarsi i primi 2 game, le cose sarebbero andate diversamente. Invece i primi 2 giochi sono riusciti a vincerli io e questo è stato determinante. Cosa era successo con quella Vespa all'inizio del primo set? Beh, si è trattato di un incidente. Ti sei colpito con la racchetta? Sì, proprio con la racchetta. E ora quali sono i tuoi programmi? Andrai a Parigi, a Wimbledon, vero? Sì, la settimana ventura giocherò a Parigi e poi inizierò la preparazione in vista del torneo di Wimbledon. Sei contento di aver vinto a Roma? Certo, sono molto contento perché gli internazionali di Roma sono tra i tornei più difficili da vincere. La concorrenza è sempre agguerrita e il pubblico molto emotivo. Posso quindi dire di essere felice, molto felice, di aver vinto qui a Roma. Eccoci con Panatta al termine dell'incontro, persa al 5° set con Borg. Un incontro che a un certo punto sembrava pure che potevi vincere, Adriano. Beh, è stato un match molto, molto duro, molto tirato. Io ho iniziato molto bene, poi sono un po' calato. Dopo il riposo sono salito un po' su, ho perso un brutto game. Il primo game del 5° set e anche quest'ultimo che dovevo farlo mio, invece è riuscito a vincere lui. Ecco la tattica delle palle corte poi con dei passanti, l'avevi studiata, tu hai incontrato Borg 16 volte con questa partita. Ma io lo conosco molto bene, cui so come devo giocarci contro, comunque questa volta non è bastato. Programmi? Ma dopo Parigi, adesso vado a Parigi, faccio un altro torneo in 3 battute che è Bruxelles e poi l'Erba, Wimbledon.